Malgrado l'aggravarsi del suo stato di salute, Giacomo si presenta alla riunione con i creditori e con un appassionato discorso ottiene un rinvio nella scadenza dei pagamenti. Per il Decaro è una buona notizia, ma Marco deve cercare nel più breve tempo possibile il denaro. Non trovando nessun aiuto in Italia, decide di rivolgersi a Foster, l'armatore inglese con cui aveva lavorato per un anno nell'Oceano Indiano. Prima di partire, cerca senza fortuna Francesca. Le preoccupazioni sulla salute di Francesca svaniscono presto. Prima il medico pensa ad un affaticamento dovuto ai preparativi del matrimonio, ma emerge la verità. Francesca è incinta. Guido è felice della notizia. Il matrimonio non è più in dubbio e si rafforza la sua posizione ai cantieri. Questo malgrado i sospetti di Paola e la sua opposizione. Paola è talmente impegnata nel lavoro che non si accorge che Pietro ha fatto cambiare scuola al figlio. Nella nuova scuola Luca ha come maestra Stefania De Caro. Ai cantieri Ghiglione si presenta la delegazione dell'armatore greco per verificare l'avanzamento dei lavori. I ritardi sono evidenti e per Guido questo è un problema che si aggiunge alla scoperta da parte di Silvia e di Boris di strane presenze di notte nel cantiere. Per aiutare Guido, Carlotta organizza con un paio di amiche un'allegra serata e riesce a far cambiare opinione ai delegati greci. A Londra, Marco ottiene la fiducia di Foster. Tornato a Genova, si precipita felice a casa di Francesca, ma qui si scontra con Guido. Lui, dopo averlo minacciato, gli comunica che Francesca è incinta. Mi hai fatto prendere un colpo. Ciao. Ciao. Ti dispiace avvertirmi quando ho una lama in mano? Eh? Così, giusto per non rischiare le dita che ancora mi servono. Scusa. Non pensavo ti interessasse così tanto il nostro lavoro, eh? Passavo da queste parti e ho pensato di venirvi a trovare. È inutile che la cerchi qui, non viene quasi più. È tutta presa dai preparativi per la casa, per le nozze e tutto il resto. Devo assolutamente vederla. Guarda, io non credo che sia una buona idea. Poi ultimamente Francesca preferisce stare da sola. Oppure con lui. Lui sarebbe Guido. Posso chiederti una cosa? Ma è felice con quello? Senti, io non ti so dire se Francesca sia felice. Certamente sta trovando un equilibrio che prima le mancava. Credo che la nascita del bambino la stia aiutando in questo. E a modo suo anche Guido. Certo, secondo me non è la persona più adatta per lei, però in questo momento lei lo ama. No, lei non lo ama. È solo impaurita, confusa. Se io potessi parlarle anche solo per un minuto, le farei capire l'errore che sta per fare.
Per questo Guido le sta sempre attaccato come un cane da guardia e non la molla mai. Ti sei mai chiesto che magari una donna vuole anche questo? Te lo sei mai chiesto? Un uomo che le sta accanto, su cui può contare? E che non sparisce così di punto in bianco per inseguire i suoi sogni in mezzo all'oceano. Guarda, io penso veramente che te e Francesca sareste state una coppia perfetta. Però il tuo tempismo, dai Marco, non poteva essere peggiore. Prima te ne vai e la lasci nelle mani di Guido, poi torni che sta per sposarselo. È vero. Io arrivo sempre troppo tardi e troppo presto. È la mia maledizione. Le maledizioni sono solo un modo molto comodo per non ammettere i propri errori, no? Ma perché non mi faccio gli affari miei? Ma sono bellissime, Guido. Volevo che fossero come te. Semplici ma preziose. Quando smetterai di corteggiarmi? Lo sai che non c'è più bisogno. E secondo te io rinuncio al piacere di corteggiare la più bella donna di Genova solo perché sta per diventare mia moglie? Eh? Amore, senti, se prometti di non arrabbiarti c'è una cosa che ti devo dire. Vuoi scommettere che indovino? Non puoi venire con me dall'architetto, giusto? Esatto. Però questa volta il motivo è serio. Vedi, dopo l'incidente con i greci tua nonna è diventata inflessibile e non posso permettermi di arrivare in ritardo al lavoro. Lei certo non ama essere contraddetta, lo sai. La conosco bene, mia nonna. Non c'è bisogno che mi dici com'è. Vorrà dire che andrò da sola. Però poi non ti lamentare se le cose non ti piacciono. Sono sicuro che qualunque cosa sceglierai andrà benissimo. Ciao. Volevo dirti una cosa. Fino a poco tempo fa ti ho visto triste, ma... ma adesso non lo so. Ti vedo così felice e ti sento così vicina che... che farei qualunque cosa per te. Persino tuffarmi nella fontana. Intanto la prepari, arrivo subito. Stavo controllando quelle voci. Sai, le due spese che non riuscivi a rintracciare, ma c'è poco da preoccuparsi. Sono piccole cifre, dopo tutto. In questo periodo non ci sono piccole cifre per noi. Meglio avere tutto a posto. Da quando stiamo insieme, Costanza? Abbastanza da capire che sei in vena di malinconie. Io sono una bestia. Mi sono accorto che in tutti questi anni non ti ho mai detto grazie. Neanche una volta. L'hai detto. In altri modi. Le parole non sono mai state il tuo forte. Vorrei fare un viaggio con te. Lo faremo. Se Marco ce la fa, lo faremo. Se Marco ce la fa, dubiti che faccia in tempo a costruire il prototipo? Gli sta succedendo qualcosa che non capisco. E non è solo il lavoro. Scusate, cercavo il signor De Caro. Sono io. Beh, veramente io volevo parlare con Marco De Caro. Ah, certo. Lei cerca mio figlio. Ma in questo momento non è qui. Posso aspettarlo? Marco è imprevedibile e non ci dice mai i suoi impegni. Comunque, se vuole, può aspettarlo nella stanza a fianco. Va bene, grazie infinite. Magari sarò fortunata. Se abbiamo fatto bene. Magari a Marco non fa piacere vederla. Perché dici così? L'hai detto tu che era di pessimo umore. E forse la causa è seduta di là. No, non è lei la causa. E tu che ne sai? Ma lo conoscerò, mio figlio. Non mi chiedere perché. Lo so e basta. Prego, attenzione, eh. Ecco, come vede, io sto già facendo varie prove di colore. Ma per il soggiorno penserei a qualche cosa di caldo, di elegante. Per esempio, la paglia coreana. Che ne dice di questo bel azzurro qui? Beh, francamente preferirei qualcosa di più semplice. Mi scusi, forse abbiamo due cose diverse in testa. Io non voglio che la mia casa vada su una rivista di architettura. Voglio una casa semplice, dove un bambino può giocare senza correre il rischio di farsi male. No, d'accordo, benissimo. Allora andiamo senz'altro a vedere la stanza del bambino. Prego, da questa parte. Io vorrei proporle qualche cosa in sintonia con il suo gusto, è chiaro. Come si fa a essere una bambina? Io ho bisogno di qualcosa di più. Di più profondo. È tutto.
tutto così complicato. No, non è così. E che forse ho avuto un po' paura di crescere, perciò ho avuto un problema. Marina? Marco, io... Signorina Ghiglione? Sì, signorina? Sì? Tutto bene? Sì, tutto bene. È sicura? Sì. Che cosa diceva dei colori? Non abbia paura. Nessuno sospetterà niente, stia tranquillo. Non sono tranquillo. Io, oltre alla reputazione, gioco il lavoro. E questo non conviene neanche a te. Hai capito? Ah! Guarda, guarda, la mia cognatina. Che ci fai qui, eh? Stavo cercando mio padre. Non è ancora venuto, non te l'hanno detto? Ma sai qual è il problema in questo cantiere, eh? La destra non sa quello che fa la sinistra. Sei d'accordo? Io non sono mai d'accordo con te, Guido. È un vero peccato che continuiamo a farci la guerra, sai? In fondo, in questo cantiere c'è spazio per tutte e due. Sai che sei proprio in forma? Se non fossimo in guerra, potrei anche invitarti a bere qualcosa. Perché non conservi la tua galanteria per mia sorella, visto che stai per sposarla? Stavo parlando di un caffè. Ma tu sei talmente malata che pensi che tutti gli uomini vogliono portarti a letto. Stai attento, Guido. Al primo passo falso sei fuori. Ecco, qui vorrei mettere una limonaia, una decina di piante per cominciare. E lì in fondo vorrei mettere delle piante di nespolo. Che ne dice Giulia? È una buona idea. Per essere uno cresciuto tra i cantieri navali e le barche se ne intende molto di piante. Beh, non so com'è, ma sono nato con la passione della terra e di quello che ci cresce sopra. Mi prenda pure in giro se vuole. Fai così. No, no, non la prendo in giro. A me le piante piacciono moltissimo. Ed è bellissimo quando cominciano a dare i frutti. Senta Giulia, vorrei che lei mi aiutasse a decidere per questa tenuta. È molto importante per me. Tutto quello che ci pianto vorrei deciderlo insieme a lei. Ne sarei felice, ma... Ma lei come farà con tutto il lavoro che l'aspetta ai cantieri? Non lo so. E non ci voglio pensare per adesso. Ora sono qui. In questa casa bellissima dove sono veramente felice. Sa una cosa, Giulia? Ho sempre provato un certo fastidio a condividere questa casa con qualcun altro. Ma con lei è diverso. È come se lei ne avesse fatto sempre parte. È esattamente quello che provo anch'io. Nonna, sta ricercando papà. È tutto il giorno che non ti fa vedere. Lo so. Aveva degli impegni col commercialista. Volevo solo vedere se era tornato. Marco? Ciao, Marco. È venuta una ragazza, ti cercava. Una ragazza? Sì, è stata qui per un po', poi se n'è andata. Ha detto se le telefono. E chi era? Elisabetta. Elisabetta Cruciani. Grazie. E come dicevo io, il problema non si chiama Elisabetta. Oh. Ma che stai facendo? Perché? Perché non devi fare di testa tua. Ti avevo detto di cominciare dalle eliche. Lo so. E allora? E allora le eliche non sono ancora pronte. Come sarebbe dire non sono ancora pronte? Sarebbe che il fabbro ci sta impazzendo dietro. Che cosa? Perché non me l'hai detto subito? Io devo sapere tutto quello che succede immediatamente. Scusami, speravo di guadagnare tempo, ma mi sono sbagliato. Senti, Tommaso, se davvero vuoi farmi un favore, d'ora in avanti non prendere più iniziative, va bene? Ma sì, a vedere che adesso è anche colpa mia.
Senti, parliamoci chiaro. Tu non sei incazzato per il lavoro. C'è dell'altro. Giusto. Marco, non sono affari miei. Appunto. Hai detto bene. Non sono affari tuoi. Oggi non ho fatto niente e mi sento così stanca. È la gravidanza. All'inizio porta sempre un po' d'anemia e scompensi. Ma perché non vai a riposare un po'? No, mamma, devo andare al laboratorio più tardi. Ma vai, Francesca. Adesso ci penso io. Sono emozionata più di te. Sembra quasi che sia io per sposarmi con tutte queste partecipazioni che devo scrivere. Mamma, ma come fai a rimanere sempre così terribilmente romantica? Paola. Ma che ci fai qui a quest'ora? Ciao, mammina. Ciao. Ciao. E sono venuta a controllare come sta la mia sorellina. Posso prendermi un po' di pausa dal lavoro, no? Ma è vero che fai nuove analisi? No, è solo uno scrupolo del ginecologo. Vuole tenermi sotto controllo, tutto qua. Sotto controllo per cosa? Paola, non cominciare a farmi mille domande. Mi metti ansia. Tua sorella ha ragione. Sì. Sedetevi e ci facciamo un bel tè. Quasi quasi ti invidio. È così bello aspettare un figlio. Almeno per me è stato bellissimo. Il tuo futuro marito non ti aiuta molto, vero? È sempre così impegnato. Il lavoro prima di tutto. Un po' come te, no, Paola? Stai venendo dai cantieri? Sì, stavo cercando papà. Non è lì? No, non l'ho trovato. L'ho anche cercato sul cellulare, ma era spento. Strano. Non essere sempre così sospettosa, Paola. E tu non giustificare sempre tutti. L'altruismo in questa vita non premia, tesoro. Avrà avuto sicuramente qualcosa di più importante da fare. Chi ha avuto delle cose importanti da fare? Guido, mamma. Ah, certo. Vacci piano, Marco, vacci piano, puoi spopolarti le mani. Sai quante sono spopolate le mani in questo modo? Uno crede di demolire l'avversario, e invece si spacca le mani, polsi, braccia. Basta, Marco, vai. Vai a bere, dai. Di più, bevi di più che hai sudato tanto. Hai un rimedio anche per i pensieri fissi? Dipende dal tipo di pensieri. Il mio lo conosci. Amo una donna che non avrò mai. Mai dire mai, Marco. Mi dispiace perché io ti favo tanto per voi. Ma davvero tu non puoi fare niente. Dicono che il miglior rimedio per dimenticare sia il tempo. Valle. Hai ragione. Non puoi fare. Marco? Ciao. Ciao. Mi hanno detto che ti avrei trovato qui, allora sono passata. Sbagliato? No, hai fatto bene. Bene, allora ti aspetto. Beh, veramente io dovrei fare ancora la doccia, ho bisogno di un po' di tempo. Dai, non importa, ti aspetto. Va bene. Ciao. Una ragazza ha il coraggio di entrare qui dentro, ti invita fuori, ti cerca e tu lo mandi via. Ma vedi, è rimasto. Perché sei un uomo fortunato e anche molto carino. Sì, è molto carina. Ah, senti, a proposito del discorso che si faceva prima, mi è venuto in mente che c'è anche un altro rimedio oltre al tempo, sai? E qual è? Un'altra donna. Magari non funziona, però aiuta, no? Bevi, Sì, Guido, sono stata dall'architetto. Va tutto bene, ho solo modificato poche cose. No, non ti preoccupare, sono sicura che ti piaceranno. No, Guido, stasera non me la sento, sono un po' stanca. Sì, ti aspetto domattina. Ti bacio, ciao. Lo sai da quanto tempo abitiamo qui? Io da quando sono nato. Subito dopo il nostro matrimonio,
ci siamo detti che sarebbe stato solo per un po'. Presto cambieremo casa, come Francesca. Ma ogni volta che stavamo per decidere, tua madre si convinceva e restavamo ancora. Ma è talmente grande che c'è posto per tutti. D'accordo. Ma io non ho mai rinunciato all'idea di una casa tutta nostra. Non che siamo stati male qui, ma sarebbe bello ricominciare, no? Mi sembra una buona idea rimettere in ordine la casa di Gavi. Tutti abbiamo sempre amato la tranquillità che c'è lassù. Ma potremmo andare a viverci, non credi? Mamma, sei incredibile. Hai un entusiasmo come una bambina. Ma come fai? Lo devo a te, tesoro. Averti vicina mi mantiene giovane. E poi sei l'unica che riesce a tenere testa alla nonna. Buonanotte, mamma. Notte, papà. Buonanotte, tesoro. Sebastiano, cosa ne pensi? Di che cosa? Di Francesca. Ah, mi sembra che stia bene, no? Secondo me sta facendo di tutto per sembrare felice. Eccoti, Sebastiano. Ho bisogno di parlarti. Sofia, puoi scusarci? Dobbiamo parlare di lavoro. Ma non ti preoccupare, stavo giusto pensando ad andare a dormire. Buonanotte. Buonanotte, Tana. Dirmi che se mi assento un paio d'ore crollano i cantieri. Sebastiano, qualsiasi cosa succeda, sei tu il responsabile. Vabbè, ma c'è Guido che mi sostituisce. Di lui ho la massima fiducia. Questo non ti autorizza a prenderti intere giornate di vacanza. Quale vacanza? Avevo delle cose da sbrigare. Con la tua segretaria. Sai sempre tutto, Controlli sempre tutto, vero? Sì. Ero con la mia segretaria, è un reato? Se devi assentarti, la procedura è uguale per tutti. Devi avvisare per tempo e motivare la tua richiesta. Hai guidato la mia vita da quando sono nato. Hai scelto per me. Anche il nome non era il mio, era quello di mio padre. Io non esisto. Non è mai esistito Sebastiano per te. Ma solo l'erede dei cantieri Ghiglione. Come ti permetti di parlare così? Hai rovinato la mia vita, mamma. Questa non è la mia vita, ma quella che tu hai scelto. Ero un pupazzo nelle tue mani. Cosa vuoi dire con questo? Che d'ora in avanti non ti permetterò di entrare nella mia vita privata. Te lo impedirò con tutte le mie forze, con ogni mezzo, mamma. Con ogni mezzo. Puoi crederci.
Buongiorno. Ho trovato solo del caffè e un po' di biscotti. Va bene per te il caffè? Ottimo. Ho dormito benissimo. Anch'io. Veramente, veramente ti sei agitato un po', non te lo ricordi? No. Zucchero? Grazie, uno. Mi sa tanto che non hai una buona memoria, Scusa se ti contraddico, ma la mia memoria è perfetta. Allora vediamo se è vero. Come mi chiamo io? Elisabetta. Bravo, allora te la ricordi. E Francesca chi è? Francesca? Perché? Mi hai chiamato così tutta la notte. Come stai? Bene. Ti immaginavo sepolto da confetti e bomboniere. Ti manca il lavoro, eh? Sì, non sai quanto. Dai, vieni. Pensa che delle mattine mi sveglio in apnea convinta di uscire da un'immersione. E tu? Come te la cavi senza di me? Benissimo. Finalmente nessuno che mette dubbio alle mie decisioni. Tanto non mi hai mai ascoltata. Faccio bene. Di' la verità, ti mancano le immersioni. Sì, ma soprattutto vi mancate voi. E chi ti impedisce di venire qui? Forse Guido? No, Guido che cosa c'entra? No, niente, che... è passato Marco e allora pensavo... Marco? Che cosa voleva? Ma ti cercava, poi si è fermato, abbiamo parlato un po'. Non voglio che metta più piede qui dentro, Josie. Che cosa gli hai detto? Ma volevo sapere solo come stavi e io gliel'ho detto. Cosa gli hai detto? Gli ho detto che stai felice con Guido. Ma io lo so che non è così, dai. Giusy, io sto per sposare Guido. E aspetto un figlio da lui. Ehi. Questa è la situazione del momento, no? E so benissimo che non puoi fare diversamente. Però, Francesca, puoi ingannare la tua famiglia, tua nonna, ma non te stessa, dai. Giusy, io non sono venuta qui per ascoltare una predica. Pensavo di incontrare un'amica. Invece. Francesca. Francesca, aspetta. Francesca. Francesca, aspetta, ti prego. Non te ne andare, Francesca, aspetta, ti prego. Che cosa vuoi, Giusy? Scusami, io non ti volevo offendere, davvero. Forse non hai capito, Giusy, io non mi sono offesa. È solo che tu credi di conoscermi. Ma credimi, non è così. Io amo Guido e lo sposo perché lo amo, chiaro? Chiarissimo. Ti prometto che non te ne parlo più, va bene? E adesso tu torna di sopra, dai. Va bene. Ingegneri, scusi se la disturbo, mi chiamo Rashid, ha 2 minuti di tempo. Ti dica. Ho bisogno di lavorare. Ah, guarda, all'ufficio amministrativo ti possono dare tutte le informazioni che vuoi. Sai. Ah, no, voglio lavorare, ma non con l'ufficio, come mio amico Mamadou. Ma anche il tuo amico sarà passato dall'ufficio, è la regola. No, ingegneri, voglio lavorare, ma non con l'ufficio, come mio amico Mamadou. Conosci Mamadou? Allora non potete essere assunti. Ma sei sicuro che il tuo amico lavora qua? Io non l'ho visto. Forse ti sei sbagliato, guarda. Devi aver capito male. Ho capito male? Sì, ho capito male, ingegnere. Scusa, ingegnere. Progettazione è venuta a farci una visita. Buongiorno. Ingegner Mandelli, qui sta succedendo qualcosa di strano.
È tutto sotto controllo, non ti preoccupare. Ma, ingegnere! Torna ai tuoi progetti. Possiamo avere un appuntamento, farei. Abbiamo parlato col capo reparto, ma non ci ha dato risposta. Ma dove sei andata a finire? Tutta la mattina che ti aspettiamo. Scusa, dovevo incontrare una persona, ma sono stato sfortunato. Senti, c'è da prendere una decisione. Alcuni operai dei cantieri Ghiglione chiedono di lavorare per noi. Perché? Non si trovano bene con il loro padrone? Non lo so, dicono che hanno problemi di contratto, di organizzazione del lavoro. Non sono riuscito a saperne di più. Tua madre ha dell'idea di assumerli. Dice che il lavoro sta aumentando e con un po' di braccia in più ci fanno comodo. Tu che ne pensi? Marco, mi stai ascoltando? Sì, certo. E che ne pensi? Io penso che quello che decidete voi per me va bene. Marco, aspetta, aspetta. Mi sta cercando Tommaso, sono arrivate le eliche e le ha già montate, ma ci sono dei problemi col motore e dovresti dargli un'occhiata. Va bene. Allora? Allora, abbiate un attimo di pazienza. Noi cerchiamo di venirvi incontro. Cos'è quella faccia? Senti, ho appena saputo che alcuni operai si stanno licenziando. Strano. Io non ne so niente. E non è tutto. Prima mi ha fermato un algerino, voleva delle informazioni per lavorare qui ai cantieri. E allora? Non sei l'unico extracomunitario che lavora per noi. Insisteva, diceva che c'è un suo amico senza permesso di soggiorno che lavora ai cantieri. Impossibile. Tutti i lavoratori che assumiamo sono in regola. Ma è quello che l'ho detto anch'io. Ma lui sembrava spaventato e se n'è andato. Forse il suo amico lavora davvero per noi. Tu che ne pensi? Non lo so. Però ora che mi dici questo c'è una cosa che mi ha colpito. Ma forse non è niente. Che cosa? Ho visto Guido con il capo della sorveglianza, quel Max. Parlavano piano per non farsi sentire. Forse c'è qualcosa di strano. Dobbiamo tenere gli occhi bene aperti. Dobbiamo? Guarda che sono stato io il primo ad avvertirti che nei tuoi cantieri succedono delle cose strane. Sì. Ma cerchiamo di non dare troppa pubblicità alla cosa. Abbiamo anche noi le nostre colpe da farci perdonare. Vieni qui. Che c'è? È che questi cantieri non sono quello che mi aspettavo. Perché non vai sul sito dedicato ai giardini all'italiana? Potremmo... Oh, mi scusi, le ho dato del tu. No, non c'è niente di male a darsi del tu. Anzi, vorrei proprio che tu lo facessi, Giulia. Sì, per me va bene. Scusate se interrompo. Si lavora molto qui, eh? Scusate. Urge la tua presenza al traghetto. Boris mi ha informato che alcuni operai si stanno licenziando. Licenziando? Sì. E per quale motivo? Questo, papà, dovresti dirmelo tu. Sei tu il responsabile dei cantieri. Oppure dovresti controllare meglio i tuoi collaboratori. O fare saltare qualche testa finalmente. Stai parlando di me? Sono felice di essere sempre al centro dei tuoi pensieri, Paola. Sebastiano, questa è l'ultima copia della relazione sull'andamento dei lavori del traghetto che ho organizzato. Grazie. Ah, che tempismo! Spero che dentro ci siano tutte le ragioni del perché gli operai se ne vogliono andare. Eh? O ci sono dei problemi di cui non vuoi parlare? Proprio adesso Paola mi stava raccontando che c'è un po' di malumore. Mi puoi spiegare che cosa sta succedendo ai cantieri? Certo, certo. Anzi, ne ho appena parlato alla signora Ghiglione. Vedi, in questo periodo i nostri operai sono sottoposti a un ritmo infernale, data la scadenza della consegna. E lo sai come vanno queste cose. Si mettono l'uno contro l'altro... Nascono ostilità, rivendicazioni. Ti dico la verità. Per la nostra azienda perdere pochi uomini avidi e rissosi è soltanto un bene. Li rimpiazzeremo presto. E a questo sto già pensando io. Grazie, Guido. Sapevo di poter contare su di te. Come vedi, cara Paola, tutto è a posto. La tua sete di sangue è soddisfatta.
Giulia? Sì. Ho la macchina dal meccanico e non potrò averla prima di domani. Mi daresti un passaggio? Ma certo, devo fare una piccolissima cosa e ho finito. Tra 5 minuti va bene lo stesso. Va benissimo. Senti, sai cosa ho pensato? Sì. Potrei far venire le piante di limone direttamente dalla Sicilia. Cosa ne pensi? Ottima idea. Consegno questi appunti e poi mi racconti, eh? D'accordo. Piuttosto, gli altri che hai preso sono un po' più qualificati o no? Che bravo! Li vuole extracomunitari, senza permesso di soggiorno, eppure qualificati. Ma che le frega se sono qualificati o no? L'importante è che lavorino. Sì, ma stai attento che non ci siano fughe di notizie, però. Mia cognata comincia a avere dei sospetti. Crede che sappia qualcosa? No, altrimenti li userebbe contro di me, però non si sa mai. Ciao, Guido. Buonasera. Ciao, amore. Che ci fai qui? Ti sono venuta a prendere. Dovevi avvertirmi però, perché farà un po' tardi stasera. Mi avevi promesso che uscivamo insieme stasera, ti aspetto. Sì, ma vedi, mi si è accomunato del lavoro e non credo di farcela. Perché non mi aspetti a casa? Va bene, vorrà dire che dovrò abituarmi agli imprevisti, vero? Per favore, dai. Facciamo una cosa, ci vediamo direttamente domani mattina alla casa nuova e ti prometto che insieme decidiamo tutto quello che rimane da decidere. Il colore dei pavimenti, delle pareti, le maniglie, le finestre, tutto. Persino il colore della caffettiera. Eh? Va bene, a domani. Ciao. Ciao. Francesca. Ciao Paola. Dove stai andando? A casa. Va bene, allora puoi dare un passaggio a papà. Perché non ha la sua macchina? No, è dal meccanico. Ah, guarda. Sì, hai ragione, potrebbe essere una bella idea. Buonasera. Buonasera. Ciao, papà. Ciao, tesoro. Ho saputo che sei senza macchina. Se vuoi sto andando a casa, ti do un passaggio. Va bene. E poi stasera ho veramente bisogno di un po' di compagnia. Beh, allora io vado. Arrivederci. 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 Paola, vieni con noi? Sì, arrivo. Andiamo, papà. Devi imparare a staccarti dal resto del mondo. Sì, eh. Pensa a qualcosa di bello. Tu? Ma dai, pianta. Ho detto qualcosa di veramente bello, come una cascata, un tramonto. Come la traversata sul sultario dell'oceano. Io ci provo, ma l'unica cosa che mi viene in mente sono i cantieri, eh. E la faccia di quel delegato della Georga Toscotto ti ha vista. In effetti non era niente male. Non bella, ma divertente. Aia. Simpatica, eh? Ehi, cioccolatino, muoviti. Muovi un po' quelle braccia. Capito? Muoviti. Tranquillo. Dai. Oh, mi raccomando, eh? Oh, bene, bene, bene. Aspetta, aspetta, devi togliere i soldi, i gioielli e gli uomini. Beh, non vale, scusa. Mi hai tolto tutto. Dove vai? Scappa da te. Ah, perché? Ah, sì, scappa. No.
Ma chi può essere questo? Non ho idea. Che cazzo fai qua? Chi ti ha autorizzato? Mi dispiace, ma devi venire subito con me. Che è successo? A uno stronzo di senegalese, gli è scoppiata lo stito che è matto. Se vuole, siamo fottuti io e lei. Che cosa succede, Guido? Niente. Come niente? Vai di là, non ti preoccupare, arrivo subito. Sarò pronto in un attimo. Mi dispiace di averla disturbata. Non potevo immaginare che... Non potevo immaginare cosa? Niente, pensavo alla sua fidanzata. Così giovane, bella. Senti, stronzetta. Tu la mia fidanzata, non devi pensare. Devi pensare a quello che ti sta succedendo. È chiaro, Max? Arrivo subito. Accompagno io a scuola stamattina, devo andare in centro. Mi accompagni te? Però guarda che la scuola non è più la stessa. Ma che dici? Sì, chiedilo a papà se non ci credi. Pietro? Sì? Cos'è questa? Quale storia? Che Luca ha cambiato scuola. Ah sì, Luca ha cambiato scuola. È da una settimana ormai. Questo dimostra quanto ti interessi del bambino. No! Questo dimostra che fai sempre di testa tua. Potevi almeno avvisarmi. È vero, ti potevo avvisare. Ma mi sono detto, così tanto da fare sul lavoro, togliamole un problema in più. Ho detto a Luca che l'avrei accompagnato io, visto che non so dove è la scuola. Forse è meglio che lo faccia tu. Va bene, ci penso io. Allora? I farmaci non gli fanno niente. Alcune lesioni sono profonde, sono in suppurazione. E la febbre è salita. Se dal dottore lei compri tutte le medicine che ritiene necessarie, io non vado a spese, è chiaro? Va bene. Tienimi informata. Vengo subito, eh? Guido. C'è solo un piccolo problema. L'amico del senegalese. Che vuole? Continua a fare domande, vuoi sapere dove è l'amico, come sta? Beh, tu digli che... L'abbiamo portato in ospedale, che è guarita, ma visto che non aveva i documenti in regola, l'hanno rispedito a casa. E se non ci crede, si mette a indagare? È un clandestino, sicuro che si chiama la polizia. Sì, amore. Ciao, Francesca. Sì, sì. Ho avuto un piccolo contrattempo, ma arrivo subito. Ci vediamo presto. Ciao, dopo. Thank you.
fargli vedere la maestra nuova. Perché mamma va da fare cantiere e tu andare a lavorare di corsa. Io voglio andare a lavorare con la mamma. Luca, per favore, eh? Dai, papà, solo per oggi. Luca, non è possibile. Buongiorno. Ciao, Luca, vieni su con me? No, oggi Luca non ha voglia di andare a scuola. Ma succede? Dica che lei tutti i giorni ha voglia di andare a lavorare. Veramente? Ma non dica altro, tanto non le credo. Senti, Luca, tu ti ricordi che cosa dobbiamo fare oggi? No. Ma come no? I cavalieri della tavola rotonda. Ognuno deve fare un personaggio e se non ci sei tu, non lo possiamo fare. E io che personaggio sono? Allora, vediamo, sono rimasti Lancillotto e Ginevra. Cosa vuoi fare? Lancillotto, Ginevra è una femmina. Ma certo, stavo scherzando. Dai, vieni su con me. Saluta papà. Ciao papà. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Francesca? Ma dove sei? Francesca? Paola, sono stanco, non ce la faccio più. Ah, è il momento delle confessioni. Ho sempre fatto quello che mi dicevi, ma ora non è più possibile. Vuoi lasciare i cantieri? O vuoi lasciare me? Non essere stupido, tu non puoi vivere senza di me. Ma non è un motivo sufficiente per restare così. È successo qualcos'altro? No. Ho soltanto capito che mi hai sempre e soltanto usato. Boris, sei sempre stato libero. Non ti ho mai costretto a fare niente. È vero, hai ragione. Senti, cerca di riflettere. Non puoi lasciare i cantieri, hai un contratto. E non pensare di tornare dai De Caro. I De Caro? I De Caro non mi vorranno mai più. E qui dai Ghiglione il mio lavoro non serve. Ora sono inutile. Lavoravi in un cantiere che stava fallendo. E ora sei ben pagato e hai un posto di lavoro sicuro. Non era quello che volevi? Sì. Sono io il coglione. Sono io l'unico responsabile delle mie azioni. Sono riuscito a tradire un amico. Il mio miglior amico. Per un po' di denaro. E per te. E mi faccio schifo per questo. Credimi. Mi faccio schifo. Ciao Arrasto, ci vediamo domani, quindi tu? Sì, sì, ci penso io. Ciao. Ernesto? Boris, che ci fai qui? Scusami se ti disturbo, avevo bisogno di parlare un po', se hai tempo. Certo che ho tempo. Che cos'è successo? Dimmi. Non so se ti è mai capitato un periodo in cui ti senti una merda. Certo che mi è capitato. E non solo una volta.
Ho lasciato una donna perché ho capito che mi ha solo usato. Gran brutta storia. Quando ci sono di mezzo gli affari, è difficile uscirne puliti. Voglio lasciare i cantieri. Voglio stare lontano dai Ghiglione, almeno per un po'. Ne hai parlato con Marco? No. Secondo me dovresti farlo. Perché? Non cambierebbe niente. Marco sa che l'ho tradito e mi ha tolto la sua amicizia. E non è uno che torna indietro lì. E non gli si può mica dare torto. Ci sarebbe incazzato chiunque. Boris, adesso le cose sono cambiate. Parlali, spiegagli quello che senti. Cosa gli dico? Che mi sono pentito? No, non lo merito il suo perdono. No, no, attento, Boris, attento a non restare imprigionato nei tuoi sensi di colpa. Se hai sbagliato, vuoi tornare a combattere. Abbia almeno il coraggio di fare la prima mossa. I sensi di colpa fanno piegare le ginocchia. E le ginocchia sono importanti negli incontri. Dai, andiamo a bere una birra, eh? Torni a dormire? No, mamma, è inutile. Hai preso un tranquillante troppo leggero. Vado a prenderti qualcosa di più forte, eh? Per favore, mamma. Non c'è nessuna medicina che può darmi il sonno. Ho perso il mio bambino. Non c'è più. Francesca, dimmi. Vuoi rimanere da sola o vuoi che rimango con te, eh? Dimmi. No, mamma. Francesca, cosa fai qui? Come ti senti? Bene, nonna. È solo che un dolore qui. Ma non è per l'effetto dell'intervento. No, questo è quell'altro dolore. Quello che prima o poi conosciamo tutti. È rimasto tutto come l'ha lasciato lei, vero? Sì, più o meno. Nonna, mi parli di zia Mirna. Ma perché improvvisamente tutta questa curiosità? Forse perché in questo momento mi sento molto vicino a te. E ho capito che perdere un figlio è peggio che morire. Noi due abbiamo avuto lo stesso destino, purtroppo. No, nonna, il tuo è stato molto più crudele. Zia Mirna era così giovane quando... Aveva 25 anni, la tua età. Come hai fatto a sopravvivere? È la vita che mi ha aiutato a superare la morte. La vita è sempre più forte. Vuoi dire come è morta zia Mirna? Vedi, Mirna era sempre stata molto fragile fin da quando era bambina. Troppo sensibile, sempre depressa. Quando è morto suo padre, il nonno Sebastiano,
sia malata. Il suo equilibrio fragile non ha retto. Quindi lei è morta per il dolore? Sì, in un certo senso sì. Perché nonna nessuno parla mai di lei? Perché non volevamo ricordare. Povera nonna. Deve essere stato terribile. È successo tanto tempo fa. Ma tu non devi pensare a queste cose tristi. Hai voluto sapere tutto quello che ti ho detto. E adesso andiamo su. Andiamo via. Ciao Francesca. Ciao Guido. Come stai? Senti, io pensavo di venire da te quando ho finito. No, no, ci vediamo domani. Domani? Perché non stasera, scusa? Non ce la faccio, è troppo presto. Va bene, come vuoi. Coraggio, eh? Senti, c'è un'altra cosa che ti volevo dire. Niente. Ti amo tanto, amore. Faccia attenzione, quella fossata fa troppe domande. Ti cerca di non farti vedere troppo vicino a me, te l'ho già detto. Sì, ma lei stia attento sui fossati. È una ficca naso, non in cerca di guai, va messa subito a posto. Lascia perdere, hai già fatto abbastanza guai. Ma quella... Tu non devi prendere iniziative, è chiaro? Io pensavo... Tu non devi pensare! Devi soltanto eseguire quello che ti dico io. Bene? Quello, l'immigrato, sta malissimo. Il dottore ha detto che stava migliorando. Com'è possibile che sia peggiorato così da un momento all'altro? Il problema è che è debilitato. Gli ostioni sono distribuiti su gran parte del corpo. Non reagisce neanche agli antibiotici. Il dottore dice che l'indebolimento è dovuto al troppo lavoro. Ma secondo me quello saltava i pasti per mandare più soldi a casa. Così si è fregato. Comunque non si preoccupi. Ho già trovato chi lo rimpiazza. Senti, di al dottore che qualunque cosa abbia bisogno si rivolga a me. Soldi, medicine, qualunque cosa. Vai. Vai, ho detto! Vado. Insomma, ti ha mollato. Già. Non mi sembri molto dispiaciuto. Non posso farci nulla, è andata così. Quando non c'è l'amore è molto meglio essere fratalisti, non si soffre. Beato te che sei subito pronto a ricominciare. Ora non esagerare, le ragazze mi piacciono, ma mica tutte. Sì, sì. Senti, con Elisabetta come va? Mi siete rivisti? L'ho vista un paio di volte. Un paio di volte non mi dici nulla, eh? Bravo. Forse la vedo anche stasera. Allora possiamo organizzare, cerco qualcuno anch'io e magari usciamo tutti insieme. No. Come no? No. No, Marco. Non ti preoccupare, il tuo amico sta bene. Sta solo godendosi un po' l'aria di casa. Ora tu lo sostituisci per un po', fin quando lui non torna, capito? Io prendo il 20%, il 20% di quello che incassi. E non appena lo incassi, intesi? Questa storia non deve saperla nessuno, niente di niente.
altrimenti ci rimetti tu. Sono stato chiaro. Va, e va. Che cazzo stai facendo? Che cazzo stai facendo? Stavo andando a casa. Ti ho visto, stavi spiando. Stavi spiando, è nostro. Tu resti qui. Resti qui fin quando lo dico io, hai capito? Lasciami! No, lascia. Me ne avevano detto che non si stava al tuo posto. Vieni qua. Dove cavolo vai, Dove vai? Sta zitta! Zitta devi stare! Non capite che si colpi così fischio? Via, esci! Continua a farsi! Sì! Sì! Ehi! Che cazzo stai facendo? Animale, Vattene! Vattene via, bastardo! Vattene via! Ehi, piano. Sono io. Come stai? Stai tranquilla. Stai tranquilla, ci sono io. C'è tutto passato. Vieni qua. È passato, dai. Adesso ci penso io. Tu non parlarne con nessuno. È un uomo troppo pericoloso. Me ne occupo io, Fuori? Non ho visto piatti sporchi. Silvia. Che c'è? Che cos'hai? E come niente? Perché piangi? È successo qualcosa? Silvia, qualunque cosa sia, non c'è niente che io non possa sapere. Sono tua madre. Quando sei uscita questa mattina andava tutto bene, no? Che ti è successo dopo? Hai avuto una brutta notizia. Si tratta della tua salute. Ora ti è successo qualcosa? Qualcosa di brutto? Di molto brutto. Mi ha salvato.
Marco, c'è una cosa che volevo chiederti da un po'. Dimmi. Volevo sapere se c'è qualche possibilità per me. Beh, sai, quando stai con me è come se avessi la testa da tutt'altra parte. C'è una donna che non riesci a dimenticare, dimmelo chiaramente. Io voglio solo sapere se c'è un futuro per me. Soltanto questo. Purtroppo non so cosa dirti. Mi dispiace. Che cretina che sono. Ho rovinato tutto. Avrei fatto meglio a stare zitta, vero? Derek, mandina Derek, lavoro. Mandina Derek. Non riprende conoscenza. Il polso è sempre più lento. Ma faccia qualcosa, dottore. Faccia qualcosa, per favore. Stia calmo, stia calmo. Ti ho detto solo di finire un lavoro. Guarda, ci troviamo con un uomo che sta morendo. Derek. Stia tranquillo, non deve avere paura. È stato solo un incidente e nessuno saprà mai cosa è successo. Speriamo. E in ogni caso è solo un clandestino. Ma come ti permetti? Quello è un uomo che si guadagnava da vivere onestamente. Guarda che fine gli stiamo facendo fare, guarda! Succedere, non doveva! Ho fatto tutto quello che potevo. Ma perché non l'ha salvato? Io le ho dato tutto quello che mi ha chiesto. Vedi, ingegnere, purtroppo ci sono cose che i soldi non possono comprare. Io vado. Ok. Ti chiamo? Va bene. Ti chiamo io? No, ti chiamo io. Ok. Ciao. Ciao. Sebastiano? Come, vai già via? Ho molto da fare in ufficio. Ma non fai colazione con me? No, faccio tardi. Sebastiano, fermati. Lo so, è un momento delicato. Hai tanto lavoro, ci sono stati dei problemi. Però devi occuparti un po' più di Francesca. Cerca di tornare presto stasera. Te lo chiedo, per favore. Questa sera non è possibile, mi dispiace. Non sarò qui nemmeno per l'ora di cena. No! Scusami, non ti capisco. Sapra che ti pesi restare con noi due. Il solo pensiero di com'è sta tua figlia dovrebbe bastare a farti rimanere vicino, invece.
Ti prego, Sofia, niente scene. No, no, non è una scenata. Ti sto solo chiedendo di mostrare un po' più di affetto per tua figlia. Ma perché insisti ancora con tua figlia? È sempre stata più tua che mia. È da quando Francesca è piccola che esiste una barriera tra me e lei. Sono cose che né gli anni né quanto è successo possono cambiare, lo capisci? Quando dici cose come questo, mi chiedo chi ho sposato. Faresti bene a farlo. Ma non sei più affettuoso. Non sei né premuroso, né presente. No. Non sei attento. Ma che cosa sei? Me lo dici? O forse dovrei dire che cosa sei diventato. Io non ti riconosco più, Sebastiano. E forse non ti capisco neanche più. Scusa. Ciao, nonna. Francesca, la sorveglianza mi ha fatto chiamare per chiedermi chi eri. Dovresti farti vedere un po' più spesso qui ai cantieri. Cercavo Guido, ma in ufficio non c'è. Sarà da qualche parte a controllare i lavori, ma te lo faccio chiamare subito. No, nonna, no. Grazie, lascia stare. Francesca, perché non vieni a lavorare qui? Ami il mare quanto me, faresti benissimo questo lavoro. Io ho fatto altre scelte, nonna, lo sai. Tra distruggere e recuperare ho scelto di recuperare. Beh, anch'io ho scelto di costruire e non distruggere. Infatti tu costruisci navi, petroliere, traghetti. Tutto quello che ti viene richiesto lo realizzi. E tu? Cosa vorresti costruire tu? Beh, se fossi qui mi piacerebbe costruire navi che non trasportino più petrolio, ma combustibili alternativi, ad esempio. Alternativi? Ma senza petrolio il mondo si ferma. Chi te l'ha detto, no? Al posto del petrolio oggi c'è l'idrogeno, che è un combustibile del futuro. Ma questo cosa c'entra col nostro cantiere? Se naufragano navi che trasportano idrogeno, è come se in mare cadesse dell'acqua gelida. Niente più petroliere che si spezzano in due e che massacrano tutta la costa. La possibilità di avere un futuro più pulito. Coscienza contro profitto, allora, ho capito bene? Non contro, ma prima di. Vedi, costruire navi di questo tipo sarà una delle attività più redditizie che si possono impiantare. Non ho più mio bambino, nonna. Questo qui vorrei un mondo diverso. Anche se mi hai fatto sentire terribilmente vecchia, ti ringrazio per quello che hai detto. Voglio documentarmi e rifletterci sopra, ma c'è ancora una cosa che ti voglio dire. Francesca Ghiglione, se in un prossimo futuro prendessimo in considerazione le tue idee, verresti a lavorare qui ai cantieri con noi? Nonna, io non so neanche che cosa farò domani. Figurati se posso decidere una cosa come questa. Dai, dottor Marco. Non so perché, ma è qui così, dai. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Ora caffè? Grazie. Non mettermi qui. Perdermi. Provi lei. Ti offro io, 20 minuti. Va bene. Lo beva. Una buona idea aprire un bar per i cantieri. Buono? Grazie. Io non so se succede anche a te, ma ci sono certi momenti in cui veramente mi sento un ventenne. E se qualcuno mi tratta da vecchio, lo guardo come se non capisse niente. Vorrei dirgli, ma perché mi tratti come un vecchio? Non vedi che ho 20 anni? Però ci sono momenti in cui uno gli anni se li sente addosso tutti. È come se ci sono. Ma a me non succede mai quando sto con te. Quando sto con te io sono felice, Giulia. E non mi vergogno di dirlo, né di comportarmi come uno scemo. In ogni momento della giornata io desidero stare con te. Dovunque io sia mi chiedo sempre... Ma perché Giulia non è qui con me? È così. Credi sia grave? Sì, è molto grave.
Perché tu sei Sebastiano Miglione. Sei sposato, hai una famiglia. E io sono solo la tua segretaria. Non è la risposta giusta. Io voglio sapere quello che tu senti. Se questo è un sogno soltanto mio, me lo dici. Torniamo a darci del lei e amici come prima. Non saremo mai amici, non possiamo esserlo. Se mi ami, non hai nulla da temere. Se mi ami, io sarò talmente forte da superare ogni ostacolo per te e per me. Rispondimi, Giulia. Mi ami? Sì. Perché non torni? Il lavoro può essere una grande medicina, sai? Lo so, me lo dicono tutti. Potresti raggiungere subito la spedizione in Turchia? No, Giusy, non mi va. Ma se poco tempo fa avresti fatto di tutto per raggiungerla. È quello che hai sempre desiderato, no? Adesso le cose sono cambiate. Non me la sento di ricominciare. Sì, però devi reagire. Io non ce la faccio a vederti così. Non sembri neanche tu. E tu a questa? Sì. Tieni. Come ti chiami? Alessia. Ciao. Francesca, sei stata fuori tantissimo. Emma mi ha detto che sei passata ai cantieri un bel po' di ore fa e anche Guido ti ha cercato dappertutto. Ma dove sei sparita? Sono andata a fare una passeggiata, mamma. Una lunga passeggiata. Va tutto bene? Non meglio di ieri. Partecipazioni. Guarda, sono fantastiche. Guardale pure con calma. Fallo per me. E ricordati di chiamare Guido. Tutti. Ma non mi sembra il caso di drammatizzare. Francesca si riprenderà prestissimo. Carlotta, per favore, non ho voglia di parlarne. Io so solo che il bambino che Francesca ha perso era anche figlio mio e sinceramente non credevo che l'avrei presa così. Senti, volevo soltanto farti coraggio.
Ricordarti comunque che in questo momento Francesca è più vulnerabile che mai. Potrebbe far ritardare il matrimonio o addirittura mandarlo a monte. Devi stare attento, Guido. Grazie al consiglio. Starò attento. Stalle il più vicino possibile. Sono dei giorni molto difficili per lei questi. Più riuscirai a condividere con lei questo dolore, e meglio sarà. Ma cosa credi, che io sia così arido e superficiale? Assolutamente no. È solo che in questi casi uno rischia di chiudersi nella propria sofferenza e dimenticare quell'altrui. Carlotta, in questo momento sono io che ho bisogno di stare vicino a Francesca. Sono io che ho bisogno di lei. In certi casi il dolore non ti divide, ti unisce. Sì, Guido, ma ci sono momenti in cui bisogna rispettare il dolore. Immagino che tu racconti sia vero. Ma non siamo tutti uguali. Scusate, ma non me la sento di continuare. Io torno a casa. Hai scelto? Sì, ho sveglia, non riuscivo a dormire. Lo vuoi un caffè? No, Guido, grazie. Ehi, che c'è? Hai deciso di farmi preoccupare? È finita, Guido. È finita? Ma Francesca, ma che stai dicendo? Ma non è vero, non è vero, e tu lo sai benissimo. Amore, senti, noi abbiamo attraversato un momento difficilissimo. La morte del bambino è stato un colpo tremendo. Dobbiamo solo riprenderci, tutti e due. Non so di avere delle colpe. Io non ti sono stato vicino quanto dovevo, ma questo qui per me è stato un periodo d'inferno. Troppe cose da risolvere, troppi problemi. Lo capisci? E comunque ho sbagliato. Tu eri la cosa più importante, io... E io non l'ho capito. Ma noi possiamo rimediare. Non è finita. Diamoci un'altra possibilità. È troppo tardi, Guido. La nostra storia era già finita da tempo. Ma quando ho saputo di aspettare un bambino, ho pensato che potevamo... Che dovevamo stare insieme, ma non aveva più senso. Perché? Quanto sono difficili le parole in certi momenti. Ma le parole non ci sono semplicemente perché tu sei confusa. Sono mai stata più lucida, Guido. Che stai dicendo? Ma se basta guardarti. Si vede chiaramente che non sai quello che vuoi. Tu non hai idea di quello che vuoi. Ma so quello che non voglio. Io non voglio sposarti. Non voglio avere un figlio da te. Non voglio vivere con te. Vuoi dimenticare tutto? Francesca, io ho impostato tutta la mia vita su di te, su di noi, sui nostri figli. Mi dispiace, ma le cose sono andate così. Ma così come? È questo che non capisco. Senti, fino a pochi giorni fa eri felice. Te lo ricordi le nostre parole? Erano quasi un giuramento. Insieme nella buona e nella cattiva sorte. Te l'ho detto, Guido, la nostra storia era già finita da tempo. Ma poi, ieri ho avuto la conferma definitiva. Ieri? Quando sei venuta al cantiere non mi hai aspettato. Io ti ho cercata, ma tu eri già andata via. È vero, non ti ho trovato, ma ti ho visto. Ma allora perché non mi hai fermato? Eri con una ragazza. Una ragazza?
Ma chi? Silvia Fossati. Aspetta, aspetta, questo è tutto un equivoco. Quella povera ragazza la sera prima era stata vittima di un'aggressione ed ero stato proprio io a salvarla. Io le stavo parlando per chiedere di tenere tutto sotto silenzio, in modo che tua nonna non lo sapesse e non scoppiasse uno scandalo. Amore, tu sei stata gelosa di una cosa che non esiste. Il punto è proprio questo, Guido. Io non sono stata gelosa, non me ne importava niente. Era come se per me tu fossi un perfetto estraneo. Non ho provato né gelosia, né rabbia, niente. E lì ho capito che era finita. No, no, scusami, ma questo non lo accetto. No, tu sei troppo importante per me. Tu sei la mia vita, sei il mio futuro. Io ti amo, tu non puoi farmi questo, Francesca, capito? Non puoi. Mi dispiace. Ti dispiace. E io che dovrei fare? Dovrei dimenticare tutto, Scordatelo! Tu di me non ti libererai mai. Tu sarai costretta a stare con me, hai capito? Sarai costretta! Non dovresti essere a scuola. No, c'entro più tardi. Senti, ce l'hai un paio di minuti per me? Certo. Volevo prendere dei disegni da portare a scuola. Che disegni? Ti ricordi? Te ne avevo già parlato. I bambini vogliono sapere come si costruisce una nave. Così ho pensato di prendere i progetti, gli spaccati, come i disegni che erano lo studio di papà quando eravamo piccoli. Sono sicura che sui bambini faranno un effettone. Attenta, da grandi potrebbero diventare degli ingegneri navali. A proposito, lo sai chi è arrivato nella mia classe? L'ultimo rampollo di casa di Lione. Chi? Luca? Sì, perché lo conosce? Sì, l'ho incontrato all'acquario. Nonostante la famiglia in cui vive, sembra un ragazzo in gamba. Sì, lo è. Anche se in questo periodo ha un po' di problemi. Lo credo. Con la famiglia che si ritrova. Già, sai, c'è attenzione fra i genitori e lui mi risente. Ho un'idea. Ti cerco i disegni e te li porto io stesso in classe. Vuoi dire che verrai tu a fare lezione? Perché no? Lo stai facendo per Luca. Mi va di rivederlo. Mi è simpatico. Grazie. Senti, ci conto. Posso giocare con il cuginetto? E Luca, il cuginetto non c'è più. Non è vero. Papà, è vero che il cuginetto è nella pancia di zia Francesca? No, amore, non c'è più. Certo, è la sensibilità di un bulldozer tu. Luca è grande, Pietro. Certe cose gliele possiamo anche dire. Se non c'è più, dove è andato? Adesso papà te lo spiega. Ecco, bravo. Spiegaglielo tu, sei un avvocato. Le parole non ti mancano. Attenti, io arrivo subito. Mi aspetti in classe? Va bene. Grazie. Ciao Luca. Ciao. Lo sai che mentre venivo qua mi dicevo, chissà se c'è anche Luca. Sono proprio contento di vederti. È vero che tu sei il fratello della maestra e questi disegni delle navi sono quelli con cui giocavate da piccoli? Sì, solo che oggi li ho portati qui, così potete giocarci anche voi. Mi piacerebbe avere anche a me un fratellino con cui giocare. Guarda che non si gioca mica soltanto con i fratelli. Ci sono gli amici, i compagni di scuola, i cugini. E tu presto avrai un cuginetto. Lo sai che zia Francesca aspetta un bambino, no? Sì, ma ora non lo aspetta più. Come hai detto? Non lo aspetta più. Quando era in ospedale, il bimbo è andato in cielo. E adesso come sta? Sta bene, però è un po' triste. Senti, Luca, ti va di fare una cosa per me? Sì. Allunga le braccia. Io devo scappare. Glieli dai tu i disegni alla maestra. Ciao. Al telefono non ci ho capito niente, allora sono venuta. Francesca, che fai?
so, Paola. Mi sembra chiaro. Parto. Parti. E quando l'hai deciso? Più o meno un'ora fa. Scusami, altrimenti non faccio in tempo. Ma non fai in tempo a fare che? Devo prendere un aereo. Vado in Turchia. Parto per una spedizione subacquea. In Turchia? Ma lasci la mamma qui ad occuparsi del tuo matrimonio. Non ci sarà nessun matrimonio, Paola. E Guido ci siamo lasciati. Lasciati? Questa sì che è una notizia. E Guido come l'ha presa? Come la doveva prendere? Ci sto male io che l'ho deciso, figuriamoci lui. Immagino. E mamma e papà? Non sanno ancora nulla. Tu sei l'unica persona che lo sa della famiglia. Ai ai. Non voglio esserci quando farai l'annuncio ufficiale. Comunque sai che ti dico, hai fatto bene. Quando le cose non vanno bisogna prendere delle decisioni nette, bisogna avere il coraggio. Non è il coraggio che mi manca, Paola. È tutto il resto. Vieni qua. Dai, stai male? Non ti vedo nella tua solita forma. No? Ho saputo la notizia da Francesca. Mi dispiace tanto. Certo che è un bel pasticcio. Spero che nessuno pensi di rivedere la tua posizione ai cantieri, visto che non sei più della famiglia. Vorrei essere nei tuoi panni. È un po' come ricominciare tutto da capo, no? Scusi, dove va? Buongiorno, sono un amico di Francesca. Guardi, che se cerca la signorina Francesca, è uscita, poi... Lei sa dov'è? No, ma... E allora vado dentro e chiedo. No, è appunto questo che volevo dirle. Sono tutti usciti, non trova nessuno adesso. Le conviene tornare più tardi. D'accordo, grazie. Le vado ad aprire il cancello. Questa è l'autorizzazione del Dipartimento Archeologico. Per le autorità turche fanno fede solo questi, con le firme e i bolli in calce. Va bene, ma questi sono gli originali? Certo, non vogliono le copie. Anzi, se ti chiedono i documenti, tu devi sempre esibire gli originali, mi raccomando. Ok, grazie. Giusti, grazie per avermi inserito nella lista all'ultimo momento. Ti deve essere sbattuta parecchio per colpa mia. No, guarda che l'ho fatto per me. Mi sento più tranquilla pensandosi laggiù. E poi posso dirti una cosa? Sì, ho capito. Hai fatto la cosa giusta. Lo spero. Sai quanto mi pesi? È come se tornassi indietro nel tempo. A tutti piacerebbe rimettere indietro le lancette dell'orologio, dai. Senti, Marco. Potresti almeno fargli una telefonata, no? No. E poi non c'è più tempo, l'aereo mi aspetta. Hai visto Marco? C'è una persona che lo aspetta da mezz'ora. Io lo so, ma non è ancora arrivato. Ma ha chiamato, l'ha detto qualche cosa? No.
Dove è finito? Poteva almeno avvertire, no? Vedrà che arriva, sarà qui a momenti. Anzi, sai cosa faccio? Vado a preparargli un caffè. Pure. Ma quello arriva in ritardo e tu gli prepari pure il caffè. Bea Dais. Non lo perdi il vizio di entrare senza farti sentire? Sto cercando Francesca. A casa non c'è. Pensavo di trovarla qui. L'hai saputo, vero? Sì. Vabbè, meglio così. Era giusto che lo sapessi. Ancora devo riprendermi della notizia. Per la partenza o un matrimonio? Ma di cosa stai parlando? Io dicevo del bambino. Ho saputo che Francesca l'ha perso. Non riesco nemmeno a immaginare come possa sentirsi dopo una tragedia simile. Marco. Beh, che c'è, Giosi? No, è che io non avevo capito che tu stavi parlando del bambino. Senti, io non dovrei dirti niente, ma ormai te lo dico. Certo, dimmelo. Francesca non si sposa più, ha mandato l'area del matrimonio e sta partendo per la Turchia. L'ho detto. Che cosa? La stai dicendo sul serio? Sì, è partita da qua circa 20 minuti fa per l'aeroporto. Senti, prenderà il prossimo aereo per Istanbul. Non hai molto tempo, ma forse se corri ce la fai a raggiungerla. Grazie. Grazie. Senti, se non ci fosse stato l'equivoco del bambino, io non ti avrei detto niente, chiaro? Marco, devo prendere un aereo, se non lo sai. So solo che sono io l'unica persona per te. La persona giusta. Ma come fai a non capirlo? Guarda che non serve a niente cercare di scappare. So tutto. Ho saputo anche del bambino e mi dispiace. Ma sarei un ipocrita se ti dicessi che mi dispiace anche per tutto il resto. Io non te l'ho chiesto. Io non ti ho chiesto niente, Marco. Comunque adesso devo andare. Mi dispiace. No, tu non stai partendo. Tu stai scappando. Stai scappando un'altra volta. Non dovevi venire qui, Marco. Francesca. Perché sei così stupida? Perché non vuoi capire?